Per la prima volta che una cifra così ingente è a disposizione per i progetti strategici e non solo di funzionamento, e questa è un'opportunità ma anche una responsabilità enorme. Per fortuna, ma frutto di lavoro molto serio, l'Italia è pienamente sul cronoprogramma. E non soltanto cultura gestita dal Ministero della Cultura, ma cultura anche nel senso più vasto. Il Fondo Edifici di Culto, per esempio, ha ricevuto 500 milioni per le chiese, per renderli sicuri dal punto di vista antisismico, ma anche per la tutela. Tante chiese ci ricordiamo che ha piovuto dentro, le opere d'arte messe a rischio, qualche chiesa addirittura chiuso per questo. Quelli del Fondo Edifici del Culto sono oggetti di questi interventi in collaborazione con le locali soprintendenze, con le prefetture naturalmente, quindi questo fa sì che per la prima volta questi beni, i quali l'Italia ha più di ogni altra nazione al mondo, vengono tutelati per il presente ma anche per le generazioni future. Quanto ammontano i fondi europei destinati qui a Capodimonte e a quale scopo? Per quanto riguarda Capodimonte, i fondi PNRR ammontano a 25 milioni di euro e sono destinati al Real Bosco per recuperare per esempio la viabilità, per recuperare, per introdurre l'illuminazione e la videosorveglianza. Perché la cura del verde è già partito e si vede, guardate una foto di Capodimonte 10 anni fa e uscito oggi in questa bellissima giornata di sole e vedete il verde e addirittura i fiori che fioriscono, e quindi molto molto diverso dalle immagini note tristamente a tutti quanti di un decennio fa, dopo il 2009, specialmente quando si vedeva più marrone che non verde i colori dei fiori.